Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi prima impressione su Marriage Toxin, manga pubblicato sulla rivista digitale di Shueisha Shonen Jump Plus, contenitore tra l'altro di tantissimi titoli super interessanti. La storia è di Zhou Miyaku e i disegni sono di Mizuki Yoda. In Giappone il manga è arrivato a 8 volumi ed è ancora in corso. Arriva in Italia grazie a Edizioni Star Comics, che ringrazio per l'omaggio di questa copia stampa. Io l'avevo seguito un po' questo manga sulla rivista digitale, infatti mi ricordavo un buon tre quarti di questo volume, lo stavo aspettando perché comunque mi aveva un po' divertito, mi aveva un po' intrigato, ma iniziamo subito dando un'occhiata all'edizione, come sempre. È una 11.5x17.5 al prezzo di 6,50€. Tolgo un attimo l'hobby, ve lo mostro dopo, partiamo dalla cover e vediamo bene la cover. Super colorata e anche d'impatto, secondo me, con i due personaggi principali di questo manga incrociati, uno con in mano diciamo i veleni che maneggia tutti i giorni per lavoro e l'altro con in mano un anello, infatti si occupa di truffe matrimoniali. Carino anche il titolo, secondo me, in rosa in alto. In basso abbiamo autori e logo star, ok? Sul retro cosa abbiamo? Con lo sfondo bianco abbiamo un'altra ragazza, questa volta incrociata con un anello. E oltre agli schizzi di colore troviamo praticamente la sinossi che leggeremo tra poco. La costina è bianca, semplice, va a riprendere il logo con lo stesso font, numero, autori, illustrazioncina anche qui in costina e poi l'editore. Il volume ha comunque la sovracopertina e all'interno, nelle alette, troviamo i messaggi dei due autori, un grande classico, no, che si fa spesso nei fumetti giapponesi. Sotto la sovracopertina andiamo a vedere cosa c'è, con lo sfondo grigio diciamo e in nero abbiamo un'altra illustrazione extra, no? Dei due personaggi che stanno tipo scappando e sotto c'è il logo in bianco, ok? Quindi è un'altra illustrazione. All'interno praticamente cosa abbiamo? Abbiamo una pagina a colori con due illustrazioni, quindi questa e questa qua, e poi il volume è tutto quanto in bianco e nero. Okay. Nel volume, come vi ho detto in precedenza, c'è anche l'hobby, che è questo, dove praticamente Koyoharu Gotouge, mangaka di Demon Slayer, fa un po' il tifo per l'opera. Carina questa cosa, comunque c'è anche il supporto di un'altra che l'identità è sconosciuta, mangaka comunque abbastanza nota, quindi c'è anche il supporto, uno sponsor di comunque un altro manga che pubblica Star Comics, quindi ci sta a fare anche un hobby così da mettere sopra, carino. L'edizione comunque direi che ci sta. Allora, torniamo a noi, direi di passare a leggere la sinossi proposta dall'editore, così poi vi racconto anche un po' che cosa ne penso di questo manga. Allora, il giovane Gero proviene da una storica famiglia di sicari, avvelenatori, coinvolto in affari loschi e drammaticamente impacciato con le ragazze e convinto che il matrimonio per lui sia fuori discussione. Tuttavia, per assicurarsi che la natura di avvelenatori venga tramandata alle future generazioni, sua sorella minore sarà costretta a dare alla luce un erede. Il caso vuole però che Gero abbia appena incontrato Kinosaki, artista della truffa matrimoniale nonché bersaglio del suo attuale incarico. È la prima volta che qualcuno mi fa una proposta del genere. Con l'aiuto di Kinosaki, l'assassino si mette quindi in cerca di una sposa. L'obiettivo è un matrimonio perfetto. Ha così inizio la più intensa delle battaglie per trovare moglie. Allora, la sinossi secondo me ci sta, ma ci sono un po' di cosine da precisare. Innanzitutto l'azione di Gero di prendersi la responsabilità, cioè per evitare che il tutto ricada sulla sorella, deriva dal fatto che la sorella ha una compagna, ok? E per poter dare un erede al clan dovrebbe lasciarla e sposarsi in un matrimonio combinato. Quindi Gero vuole evitare tutto questo assolutamente perché la sorella ne soffrirebbe tantissimo. Gero è sì un sicario, ma lavora sempre con un minimo di morale, uccide soltanto determinate condizioni, ovvero che la persona da assassinare sia insomma un poco di buono. Un gruppo criminale praticamente lo assume per far fuori questa che apparentemente sembra una ragazza truffatrice, che poi in realtà si rivela essere un ragazzo. Questa truffatrice, parlando con Gero, trova un accordo. Gero decide di salvare questa persona
e decide di sfruttare, insomma, le sue doti per farsi aiutare a cercare una donna che possa diventare sua moglie e per dare continuità al clan. Inizia qui, secondo me, una parte molto divertente di questo volume, perché Gero si è sempre dedicato anima e corpo, diciamo, alla sua professione di sicario e di avvelenatore, e non ha la minima idea di come relazionarsi con una donna, quindi c'è tutta una parte estremamente comica. Quindi anche qui Kinosaki cerca un po' di farlo mettere in gioco in tutti i modi, dallo speed dating alle app di incontri, ma senza avere logicamente mai successo, perché è super impacciato, non sa proprio come relazionarsi in alcun modo con le donne. Il punto è che comunque è anche molto difficile far emergere i talenti e la personalità di Gero, no? Che si esprimono soltanto un po' nella sfera lavorativa. Quindi cosa escogitano questi due pazzi? Escogitano il fatto di provare a far colpo su una ragazza salvandola, e qui parte un po' tutta la seconda parte del volume, un pochino più movimentata, diciamo così. Marriage Toxin infatti è un'opera che ha tutti gli elementi, secondo me, della commedia sentimentale e anche un po' la sua comicità generale, ma ha tantissima azione, combattimenti e anche scene ad alto tasso di adrenalina, dovute particolarmente alla professione comunque del nostro protagonista. Un giusto mix che secondo me rende il tutto molto originale e anche molto godibile, anche per chi magari non è particolarmente appassionato alle storie sentimentali, no? La coppia principale secondo me funziona molto bene, perché abbiamo due personaggi che sono agli antipodi, che si completano completamente. Gero è impacciato con le donne, ma Kinosaki cerca come sempre di facilitargli le situazioni. Allo stesso tempo Kinosaki è sempre in mezzo ai guai e Gero lo salva sempre grazie alle sue doti comunque di combattimento, atletiche, eccetera. I disegni secondo me sono molto carini, c'è tanta attenzione all'espressione dei personaggi, l'ambientazione e gli sfondi sono molto curati, ma soprattutto secondo me lo stile rende, ossia il disegno rende tantissimo anche nelle scene d'azione, cioè sono proprio belle, sono belle tavole, eccetera. Magari vi mostro qualche cosa così vi rendete conto anche voi. Vediamo se riesco a farvi vedere un po' qualche scena un pochino più divertente. Questo magari posso mostrarvi Gero anche con la sorella, qui c'è anche un po' un gioco di sguardi. Vedete Gero che è un po' messo male, vedete anche con che preoccupazione guarda un po' la sorella con questi occhi. Vi mostro anche qua, qui c'è una conversazione un po' strana, vi faccio vedere magari, ecco, quando si incontra con Kinosaki qui per la prima volta, che è palesemente vestito da donna, in questo momento stava interpretando insomma una parte femminile. Anche qui c'è tutto questo gioco di sguardi molto particolare, vedete qui come cerca quasi di ammagliarlo, con sentendo, facendo un po' l'imbarazzato, un po' il sottomesso, mentre qua abbiamo Gero ancora. Poi quando inizia un po' a sentirsi in imbarazzo, vedete un po' come cambiano le cose, si gioca benissimo sull'espressività dei personaggi, secondo me. Vi faccio vedere magari anche qualche scena di azione, vabbè, anche questa, guardate che scambio di sguardi veramente strafigo secondo me qui. Vorrei farvi vedere un po' di azione, perché poi quando si parte con l'azione cambia veramente. Guardate anche qua che belle queste tavole, super espressive. Quando si parte con l'azione cambia davvero quasi tutto. Perché forse questa non è proprio la scena migliore da farvi vedere. Volevo mostrarvi una cosina un po' più avanti, che adesso ci metto un attimo ma ve la mostro. C'è una scena pazzesca dove Gero si presenta praticamente in questo modo davanti ad un'auto e la taglia praticamente in due. Guardate che scena, questa è bellissima ed è veramente una figata. E anche qui quando poi parte, scappa, questa è la scena che c'era anche sotto la sovracopertina, che scappa con Kinosaki in braccio. Ci sono poi tante scene di azione, perché nella seconda parte del volume logicamente ci sono anche un po' di combattimenti, quindi vi posso magari al volo mostrare qualcosa senza esagerare, però guardate che dinamicità, anche qui le tavole, cambia quasi totalmente, ossia diventa linee cinetiche molto importanti, comunque i personaggi restano ben disegnati, figata, figata davvero. Allora, detto questo, direi di tornare a noi. E cosa dire in più di questo manga? Secondo me il primo volume è molto carino, a me personalmente mi è piaciuto, mi ha incuriosito tanto.
Il finale di volume, adesso non l'avete visto perché non voglio farvi spoiler, ma è molto adrenalinico e lascia anche un sacco di voglia di scoprire un po' come finirà lo scontro in corso, perché comunque Geralt diciamo che trova pane per i suoi denti. La narrazione secondo me ha sempre un buon ritmo e la lettura risulta molto scorrevole per tutto il volume. Unica pecca, mi aspettavo qualche curiosità in più sui veleni, cioè qualche chicca, qualche curiosità scientifica. Speriamo che magari le tirino fuori nei prossimi volumi, perché da chimico ero davvero curioso e mi aspettavo qualcosina in più. Era una cosa che cercavo, però al momento non si vede praticamente nulla. Comunque una buona lettura, grazie anche a questo mix, no? Action, romance, che comunque è forse l'elemento più originale del manga. Comunque un mix che mi ha soddisfatto, sicuramente un titolo davvero davvero per tutti, cioè consiglierei a tutti quanti che voglia di leggersi diciamo una storia non troppo pesante, che comunque è carica di azione ma anche con sentimento, ci può stare. Voi che ne pensate di Marriage Toxin? Lo prenderete? Lo avete già letto? Fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale.